dentro, abbiamo tutti quanti, tutti i primi arrivi che si mettono in coda da mezz'ore prima per essere sicuri di Davvero, entrare Maria. per primi. Vi conosco, io vi conosco per nome, che entrate un'ora e mezzo prima aspettando di poter entrare. Madonna. Quindi, fate un grande saluto ad Asonicia che oggi è qui con noi a fare questo digital painting, digital painting che è una parte del suo progetto e poi ne parleremo. Prima di cominciare, ricordo a tutti quanti, i microfoni sono spenti quando entrate per un motivo, quindi mantenete i microfoni spenti. Se dovete fare una domanda, non scrivete in privato, scrivete in chat. Verso tutti, così lo leggiamo tutti quanti, perché sennò se fate le domande in privato, poi dopo diventa difficile starci dietro. Quindi mi raccomando, ora detto questo, ciao a tutti, ciao Asunisha, grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao a tutti quanti. C'è Buonasera. Anastasia che dice ciao Asu, sono Yaya Sticks. La conosco. Mi sa che vi Mi segue da conoscete. eoni su Instagram. Mi Sai che sei segue da un tipo. casino di tempo su Instagram. Mi fanno più spiazzato. Bene, bene, ma è anche per questo poi che si fanno le live, per parlare, sia per parlare con persone nuove, sia per parlare con persone non nuove, no? Esattamente. Te poi, tra l'altro, sei tipo la prima che usa Procreate in live. Ah, sì, davvero? Ok, posso essere sincera come tipo di design e di fluidità e tutto il resto e anche proprio di disegno digitale. Io con Procreate è il programma con cui mi sono trovata meglio di tutti. Se posso essere sincera, è Sì, veramente un bellissimo tranquillamente. programma. Un bel programma e alla fine per me che sono grafica principalmente, mi ricorda molto Photoshop perché hai i tasti molto simili e le funzioni molto simili. E poi è molto intuitivo, la penna funziona benissimo, quindi io mi trovo davvero bene con questo tipo di programma. Lo consiglierei, ecco. Bene, bene, sì, poi è molto intuitivo, soprattutto anche per chi comincia, ne ho sentito parlare molto bene. Assolutamente sì, ma non potrei essere più d'accordo. Che in generale quello è un consiglio che do sempre anch'io a chi si vuole approcciare al digitale, di cominciare, no, con qualcosa, con un programma che magari non è vasto come Photoshop da subito, ma qualcosa di più. Non potrei essere Semplice. più d'accordo veramente da tutti i punti di vista. Bello, c'è il set ASU di pennelli. Sì, me li sono creati, ossia il set Pennello di pennelli e il set di spennellata. blend. Adoro. Ci ho lavorato un casino perché, cioè, per dirvi, io ci sto tanto dietro alla tecnica, tipo di colorazione, cioè in pratica cerco sempre robe per poter, tra virgolette, aumentare le skill, ecco. E quindi cerco e ricerco, poi principalmente prima di diventare fumettista, tra virgolette, io dipingevo, quindi Quindi sei partita con. diciamo che la No, tecnica finisci. pittorica la conosco, e, cioè, ho avuto un insegnante che mi ha insegnato a dipingere ad olio, ecco, e questa tecnica di pittura l'ho sempre amata e mi sono innamorata del digitale. E ho cercato in tutti i modi di riportare la tecnica pittorica dell'olio sul digitale. Il più possibile però mischiandolo col fumetto, quindi ho ricercato il processo che per chi mi ha seguito nelle storie gli ho fatto una testa grande così su questo processo. Dico, Ma ci sta, ci sta. Se
Gli artisti, se non sono un po' fissati, gli artisti Non sono suonano. artisti. E, D'accordissimo. quindi te hai cominciato facendo dipinti ad olio? Hai cominciato così? Aspetta, Sì, allora, io ho fatto l'artistico. la tua prima tecnica è stata dipinti ad olio, ti immagini? Sì, Mamma mia. cioè, diciamo che è proprio. Oh, ma quante notifiche. Diciamo che principalmente proprio la primissima tecnica che ho imparato, cioè come tecnica tradizionale, avendo fatto l'artistico, ho fatto i primi 2 anni di artistico. E poi gli altri due, invece, gli altri tre, ho scelto architettura. Ok. E così vi andavo con il metodo di scegliere architettura. E quindi, insomma, scegliendo architettura, ho, tra virgolette, lasciato un pochettino il mondo della pittura, però in quei 2 anni mi hanno insegnato la tecnica pastello, il tratteggio a matita, la tecnica a penna, la tecnica inchiostro, mi hanno insegnato l'acquerello, la tempera e il gouache, che non mi ricordo come si dice in italiano. Il guazzo forse lo chiamano. Sì, il guazzo, bene, esatto, proprio Solo quello. che è un nome talmente orribile che tu, alla fine tutti si dice guascio. Forse per quello che lo chiamano, non lo ricordo più. E poi, siccome io ho scelto l'architettura, ma la mia professoressa gli piacevo, e io non la ringrazierò mai abbastanza. In pratica, quando io facevo architettura, mi facevo 3 pomeriggi in più, una settimana, per andare al suo corso pomeridiano, che mi ha insegnato una base di anatomia e la tecnica d'olio, che è quella che ho mantenuto poi. E niente, poi al fumetto mi sono approcciata 3 anni fa. Ed eccomi qua. Bellissimo cominciare. Anche io ho fatto il liceo artistico, onestamente, però a me non hanno insegnato di tanto, soprattutto gli oli non me li hanno fatti toccare. Spesso fanno così, questo non lo so per certo. ma è una cosa loro, credo, non lo so. L'olio è una cosa abbastanza intoccabile per il liceo artistico. Mi è successo anche a me, perché fino alla seconda non me l'hanno insegnato, ho dovuto proprio stargli dietro per farmelo insegnare. A parte quello. Sì, poi vabbè, sono tecniche anche dispendiose che giustamente a scuola può essere difficile. Però vabbè. D'accordissimo. E invece il passaggio al fumetto? Il passaggio fumetto è avvenuto che ero al primo anno di università, che io ho fatto design di grafica e prodotto. E al primo anno, non volermene, ma ho visto Sword Art Online. Mi è piaciuto tantissimo. Sei partita da Sword Art Online. Sì, cioè veramente una cosa, non è bello, insomma, c'è di meglio. E quindi sono partita da quello e poi ho detto vabbè, provo a disegnare qualcosa anch'io e sono appassionata. Poi sono entrata nel mondo di Instagram, che all'epoca era un bellissimo mondo. Perché dici all'epoca? Perché non c'erano tutte le cose che ci sono adesso. In effetti era più semplice prima, come. Era più semplice, non esistevano i trend. C'erano un bel po' di cose che invece adesso ci sono e sinceramente si poteva benissimo fare a meno. Però ecco. E niente, quindi da quel momento ho iniziato a disegnare, ridisegnare,
Da questo punto di vista Instagram mi ha aiutata perché postando varie cose che facevo, poi mi arrivavano like e gente che mi supporta e tutto il resto, quindi in pratica mi hanno dato loro la spinta. E basta, io con la spinta di loro poi mi sono spinta da sola e ho portato avanti questa passione, ecco. Tua. Capito, capito. Quindi, è interessante il fatto che hai ricevuto supporto online. Insomma, è interessante che hai trovato la tua rete di supporto artistico online, ecco. In effetti, probabilmente ci sono tante persone che ormai si affidano all'online per trovare qualcuno che le apprezzi a livello artistico. Perché non so se a te è successo, ma mi ricordo benissimo l'incubo degli insegnanti dell'artistico che facevano non disegnare Candy Candy, non disegnare pupazzi cinesi. Sì, me lo ricordo. Infatti, è una cosa che volevo dire, che appunto mi è successo a me di disegnare un qualcosa. E uno dei miei professori è venuto lì da me e mi ha detto: ma cosa stai facendo? No, non dovresti buttare via le tue capacità per disegnare steccato. Ti stai sprecando perché Mi stai poi sprecando, cosa ci esatto, vuoi fare con quei pupazzi cinesi e tutti quei discorsi? ecco, e invece poi in termini più commerciali, essendo io designer, ho parte della mia cultura, è anche un po' ciò che vende è il fumetto, vende. È Soprattutto vero. vende quando sei vivo. Quello è l'importante. Alla fine è vero, E il non fumetto quello è la estetico. forma d'arte, è una forma d'arte estremamente commerciale rispetto a fare un quadro rispetto a fare un quadro, fare un affresco, è molto più, disegni molto di più come fumettista e hai anche più vendite perché poi il quadro lo vendi una volta, ti deve andare bene quella volta. Esattamente, esattamente. E se non ti va bene, potresti anche riprovarci 300.000 volte, ma non ti va. È quello il discorso. Bene, se io faccio così, cosa succede? Che muore tutto. Ok, Questa è una domanda mia, no? Ma avevi detto, cioè, quando stavamo parlando tra noi, a un certo punto avevi detto che fai commissioni. Anche scorrendo la tua pagina Instagram ho visto un po' di commissioni, no? Qual è la richiesta più strana e assurda che ti ha mai fatto un committente? Perché c'è sempre un committente che ti ferisce nel profondo. No, allora, ferita mai, perché bene o male, cioè io lo scrivo in caratteri cubitali che non accetto disegni porno, quindi quello non me l'hanno mai chiesto, per fortuna. Invece mi è capitato un ragazzo che mi chiedeva di fargli un disegno di lui vestito da sposo con la sua ragazza vestita da sposa. Quindi ritratto in stile manga per poterglielo dare e dichiararsi a lei. Questa è stata la cosa più Ma strana, per ma che è successa. dichiararsi, non per, cioè per dichiararsi, non per chiederle di sposarlo. No, per dichiararsi. Esatto. Sembra un po' Cioè, la stessa cosa indecisato a vorrei sapere. fare. Ma poverino, non va giudicato. Cioè, che è un'idea carina, però. Non lo so, Carinissima. pensavo appunto fossero magari se volessi chiedergli di sposarlo, ok, ma così. No, purtroppo no. Ma va bene, il mondo è bello perché è vario. Fantastico. Rosa Oliano chiede a cosa ti sei ispirata per quel disegno che stai facendo? Oddio, questo disegno fa parte della mia storia, della pubblicazione che uscirà in autunno. Ancora non la possiamo comprare. No, ancora no, anche perché poi non è finita, quindi la vedrei un po' dura Quindi mettetela in comprarla. lista, mettetela in lista. Come si chiamerà quando uscirà?
Hanna. Si chiamerà Hanna. Edizioni? Edito da chi? Da Shockdom. Ok, così lo scrivo. Lo scrivo in chat per tutti. Grazie. Così se lo possono mettere in lista. Sì, questa però non sarà la tua prima pubblicazione. No, è la prima, questa qua. Ah, è la prima? È la primissima. Oh. C'è Sara che Sì, chiede di cosa sono parla. moltissima. Allora, la storia gira tutta attorno ad Anna, che è più un... in realtà vuole essere anche una specie di metafora, perché per crearla sono partita pensando a come si comporta le emozioni umane, come si comportano le emozioni umane quando subiscono un trauma. E questa ragazza, Anna, scappa da subito da Natale, è orfana, e tutti le dicono che è una strega, quando in realtà non lo è, e si rifugia nella foresta. E questo rifugiarsi suo nella foresta le cambia la vita. Non so se posso dirvi oltre, sono No, 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 confesse, però lasciamo un po' di mistero, lasciamo un po' di mistero. c'è un po' di mistero, ma comunque vuole vedere come si comporta l'animo umano quando appunto affronta un trauma, nel caso di Anna essere maltrattata, ok? E quindi come può reagire una persona in generale, come reagiscono le persone a un tipo di trauma del genere, che si può reagire o piangendo o con la violenza. Per cui parla di questo principalmente. Però devo essere sincera, Violenza. io mi esprimo meglio disegnando. A parole non sono molto brava da questo punto di vista. Infatti, Shockdom l'aveva scritto molto meglio, perché sul post che hanno fatto hanno scritto questo. Quando una persona subisce un trauma, può reagire in due modi. Se la paura la invade, cercherà di scappare, senza trovare una soluzione, perché la fuga sembra essere l'unica alternativa per rinascere. Ma se ad imporsi è la rabbia, allora questa persona vorrà vendicarsi. Entrambe le reazioni sono normali. Non è facile gestire le proprie emozioni. E può capitare che entrambe si presentino nello stesso momento. No, che una persona scelga una via o l'altra, uno dei due sentimenti rimarrà dentro, ingabbiato, ma prima o poi, in un modo o nell'altro, esploderà. Questo è la... Insomma, questa è l'idea, ecco. Quindi è partito da Bella frase, questo bello. e... Mano a mano, qui c'è lei che corre felice insieme agli spiriti della foresta. Sono carinissimi, tra l'altro. Una Questa è una rana libellula. E rana libellula, adoro. questo è un draghetto tipo strano e questo è un coniglio, ma dettagli. La Questo rana potrebbe. libellula è... Questo poi intenderesti renderlo un volume unico oppure in più volumi? No, è un'autoconclusiva questo qua. Ma forse se ce la faccio, probabilmente dopo questo cercherò di fare un manga. Ma questo Questo rimarrà tra noi e YouTube quando lo posteremo. d'accordo. Beh, mi pare giusto. Beh, ma poi i progetti è sempre, cioè, non so te, ma tra fumettisti mi pare che sia abbastanza normale cominciare un progetto e nel frattempo te ne nascono altri cinque. Sì, io ho quattro storie in testa, vedi tu. Ecco. Normalissimo. Normalissimo.
Com'è che si dice normale? Come si diceva? Normale amministrazione, ecco. Ecco, normale amministrazione, ordinaria amministrazione è Ordinaria quella. amministrazione, ecco, era proprio quello. Questo quindi sarà un fumetto tutto a colori. È un Per il fumetto manga che hai in mente invece sarebbe a manga. colori o in bianco e nero? Manga in bianco e nero, proprio vecchia scuola, in un certo senso. Visto che siamo a scuola. Però fatto in digitale, credo. Beh, sì, alla fine il digitale è abbastanza, cioè è troppo più comodo soprattutto quando si parla di lavoro. È difficile non fare le cose in digitale. Sì, non potrei che essere d'accordo perché il copia e incolla è comodissimo. E adesso che attrezzatura stai usando per disegnare? Sto usando semplicemente l'iPad, quello normale, proprio il base, che più base non si può, l'Apple Pencil e Procreate. Basta. Perfetto, meglio di così. Proprio alla fine non si va a spendere troppo, cioè se hai la possibilità di spendere quei, cioè, ma anche l'iPad vecchio, quello là che trovi Sì, usato, infatti, anche le versioni precedenti o iPad usati esattamente, vanno basta che non sia la benissimo. versione del 2016 che non è compatibile con l'Apple Pencil, solo questo. Ah, ecco, questa non la sapevo. Eh Della sì. versione 2016. Già. Mi sono informata tanto prima di comprarlo. Giustamente. Vabbè, bisogna, perché sennò non vado a spendere soldi. E poi alla fine ho preso l'ultimo modello, ma a dettagli. Te usi la pellicola Paperlike sull'iPad? Preferisci senza o? Sinceramente, perché cioè, allora, io non ho pellicole sull'iPad perché mi Caccia. piace non vedere la penna che è proprio a livello del, cioè che proprio sta attaccata allo schermo. Se Ah, fosse ok. attaccata mi darebbe molto fastidio. Quindi preferisco non prendere nessun tipo di pellicole, anche se potrebbe essere simile cioè, fare l'effetto così è carino, però. Io per esempio uso una pellicola che è tipo Paperlike, perché se no mi sembra tipo di pattinare sul ghiaccio quando uso lo schermo nudo. È una cosa che dicono in tanti dell'iPad. Io questa sensazione non l'ho mai avuta, sarà perché era da un po' che. Cioè, prima dell'iPad ho usato tavole grafiche. E bene o male mi adatto, quindi. Qual è Non stata la tua prima è tavoletta mai uscita. grafica? A La prima proposito. tavoletta è stata una Wacom senza schermo. Ah, una Wacom, tipo le Una bambù Wacom gialli. bambù, esatto, la bambù. Come erano belline le bambù, sono Sì, tanto scomodissime carucce. però. Scomodissime senza schermo, cioè ho Sì, subito senza rinunciato. schermo. Subitissimo. Poi mi sono presa una Hai fatto Wilhelm. due linee e l'hai rimessa giù. Ma sì, ma proprio sì, così, esattamente così. Cioè, due linee e l'ho rimessa giù. No, e quella senza schermo ci ho fatto davvero pochi disegni perché più la usavo e più mi dava fastidio e poi non ci vedevo, ma mi veniva mal di testa. Cioè, no. No, cioè piuttosto spendo soldi in più e mi prendo qualcosa di più serio. Io sono così, Puoi ripetere grazie. che modello è il tuo iPad? Chiedono dalla chat. L'iPad
quello uscito nel 2019, che è il 10,2 pollici. Quindi è l'iPad Pro 3? No, è l'iPad normale. L'iPad Ah, ok. normalissimo. iPad normale. Normalissimo iPad. Quindi Scusa un anche se non secondo. sono, però funzionano. Funziona da Dio questo qua. Ecco, adesso sfascio un mito. Aiuto. iPad Pro, iPad Air e iPad normale, come disegno non c'è differenza. Sfascio un Wow. mito. Perché in realtà la penna è sempre la stessa. E le pressioni non sono sullo schermo, ma sono sulla penna. Cioè, i livelli di pressione sono sulla penna. Quindi finché è compatibile con la penna, funziona. Bravissima. La differenza che c'è tra iPad normale e iPad Pro è il processore, che essendo più potente sull'iPad Pro, garantisce una fluidità massima anche a livelli molto alti. Cioè, se l'iPad è pieno, ti garantisce la fluidità assoluta, ok? Tipo, non so, se io adesso disegno, vedi che ha iniziato a disegnarmi mezzo millesimo di secondo più tardi rispetto al tocco della penna. L'iPad Pro quel mezzo millesimo di secondo lo toglie perché ha un processore più elevato e quindi garantisce le prestazioni migliori. Ma se non ti interessa quel mezzo millesimo di secondo, puoi prenderti perfettamente l'iPad normale e fai tutto quello che vuoi. Scherzavi, quando dicevi che l'avevi studiato. Sì, ero serissima. Io non dico cazzate. Cavolate, scusa. Bagianate. Che formato stai usando per le tavole? Una 3. A tre? Sì, a 3. Sai già in che Usando una formato 3. verrà? Scusa? Sto usando una 3 perché sto lavorando in doppia pagina. Essendo che è una pagina lunga, doppia, sto lavorando direttamente per la pagina che andrà in stampa, che così la in 300 dpi, che così la qualità mi rimane fissa. Come chi lavora su Procreate saprà sicuramente, più grande è lo schermo, cioè la tavola, meno livelli puoi fare. Quindi io mi sono adattata che quando finisco di disegnare una cosa, appiattisco tutto e ci lavoro sopra, in modo da utilizzare meno livelli possibili. Adesso mi manca un livello e li ho Beh, esauriti. però in effetti Però con il tuo tipo di tecnica puoi farlo eh sì, tranquillamente, ecco. bravissima, esattamente. È una tecnica. Ci ho passato un mese di art block per trovarla, sta tecnica. Cosa volevo dire? Fare un fumetto così, tutto dipinto, mi sembra un sacco di lavoro. Sai già quante pagine Sono devi 64 illustrare? tavole, Ah, ok. però, cioè, ma all'incirca sono 100 pagine di volume, perché poi ci saranno degli extra anche all'interno, quindi magari la presentazione del personaggio o qualche cosa in più, tipo un po' di storia, così, qualche Schizzi altro. iniziali, tutto quello che potete Esatto. mettere per fare pagine in più senza doverle dipingere da Non zero. volevo dirlo così, ma vabbè, mi hai impolletta nel pensiero. No, vabbè, ma è così, quando si stampa alla fine è così, perché poi la gente vuole vedere il volume bello ciccione. Sì, e poi sinceramente credo che un po' di sketch iniziali potrebbero essere anche interessanti, sinceramente. Alla fine sono contenuti in più perché non condividerli con il pubblico. Sono d'accordissimo. Bello che ti si sente. Si sente la punta della penna Tap. sull'iPad. Si sente tap tap. Sì, perché ho sicuramente la mano da fata. La mano fatata, da quanto leggera vado con la penna. Leggiadra!
Leggiadra come una rana a libellula. Esattamente. Ecco. Che poi, tra l'altro, l'iPad me lo fanno anche usare per lavoro, ma ora non la sopporto. Maledettami. A quante case editrici hai presentato questo progetto prima di Solo una. chiedere un sì? Buona la prima, proprio, tac. Solo sì, cioè, allora, devo essere sincera, è andata in un modo strano per me. Nel senso che io mi sono presentata a Casa Opache, alla Elena Toma, che l'avete anche, cioè, è Abbiamo stata qua con bella, voi, sì. esatto, che è una persona davvero d'oro, io faccio dove cammina, veramente mi sta seguendo benissimo anche su questo progetto. E la Elena mi è stata molto dietro e io mi ero proposta solo perché volevo fare qualcosa, volevo fare un artbook. E lei mi ha risposto dicendomi che il mio stile gli piaceva un sacco, ma che al posto di un artbook voleva una storia da parte mia e fare appunto questo mix, cioè fare un artbook fumetto. Quindi con una storia dietro, fatto di illustrazioni. Io gli ho detto va bene, ci sto. E ho pensato a una storia, gliel'ho proposta e gli è piaciuta. Così, easy. Poi che cosa è successo? In realtà io non avevo ancora firmato niente. C'è stata la fusione tra Shockdom e Casovacche. E niente, quindi alla fine Shockdom mi ha vista, gli sono piaciuta e mi ha preso nella collana. Quindi, e alla fine ho avuto contratto per questa storia e come artista vero e proprio. Che tra l'altro oggi mi è arrivato il certificato che mi hanno intestato un albero. Sono molto contenta. Hanno intestato un albero? Un albero. Che vuol dire ti hanno Esattamente. intestato un albero? Ma quelli di Shockdown Perché o qualcuno a caso, scusa? Shockdom mi ha intestato un albero. Carinissimi. Fantastico. Sì, Adoro. carinissimi, veramente. Carino, con Tridom? È un segreto. Non Scusa, no. sono sincera, non lo so. Non No, sono va andata a bene, va dirgli bene. che mi ha intestato Bellina, c'è cioè Miria che dice: queste sedute mi permettono di scoprire tanti nuovi artisti, mi piace moltissimo il tuo stile, sarò una nuova follower. grazie. Adoro queste cose. Grazie. Poi e Niente, sentire queste devo. cose per me è oro colato perché nella ricerca dello stile ci ho perso la vita, quindi veramente sono contentissima. Tra l'altro, per chi è perso dietro lo stile, ci sono i corsi di Lucca Manga School. Abbiamo il corso di stile online, quindi dateci Saperlo un non l'hai occhio. fatto. L'abbiamo lanciato l'altro ieri, però. Troppo Ecco, per me è troppo tardi. tardi. Però chi ha sti problemi, che ci vada, perché Tanto è sempre la prima sicuramente domanda. un aiuto da questo punto di vista può solo che aiutare, sono questo sono sicura. Ti chiedevo di Tridom prima comunque perché è un servizio che usiamo anche noi a scuola, che stiamo cominciando a ripiantare un po' di alberi perché con tutta la carta che si usa. Ah, cari. Che cari. Beh, fate bene. In effetti si usa tanta carta a scuola, immagino. Sì, Soprattutto voi. noi partiamo dal tradizionale. Poi dopo si va al digitale, però appunto si parte dal tradizionale per un'anche questione di memoria della mano. Perché poi sai, al computer te zoomi, flippi, giri e quindi gli automatismi si perdono. Sì, ma tra l'altro io veramente sono non d'accordo di più con voi con quello che hai appena detto, perché secondo me
faccio l'occhio destro o sinistro? Scusa. Secondo me per poter andare sul digitale bisogna saper disegnare in tradizionale. Io su questo ci metto la mano sul fuoco, cioè veramente perché è importante secondo me, perché alla fine il digitale, la tecnica digitale si basa sul tradizionale, quindi uno vai meglio a imparare le cose, come prima cosa, e quindi ti troverai meglio col digitale. E seconda cosa, non ci sta per niente bene l'occhio girato così, io lo lascio in avanti. È proprio anche una questione proprio di memoria della mano, perché poi dopo come quando da piccolo ti dovevano insegnare come fare la A, che devi fare la linea che fa così e poi scende di qua e poi ci fai la linea in mezzo, adesso scrivi la A e basta. Lo stesso vale tra scrivere la lettera A e disegnare un occhio, non è poi tanto diverso alla fin fine. Che ancora ti chiede di disegnare un occhio, come si disegna un occhio. No, stavolta per fortuna ancora nessuno ha detto niente degli occhi. L'hanno Solo capito, Ale non l'hanno che neanche chiesto. c'è solo Ale che ha avuto un attimo di illuminazione chiedendo oltre al digitale esperienze con il tradizionale, come se non avessi passato mezz'ora all'inizio a parlare di dipinti ad olio. Magari Stesso Ale, che c'eri non ci già siete quando proprio si parlava di collegati. tradizionale. Forse no, infatti. Ma basta che fa un salto sul mio Instagram, vede i miei disegni vecchi tradizionali, quindi. Ci sono ancora, si possono vedere se si scorre abbastanza. È tutto l'excursus del mio stile, del mio cambiamento in questi anni, li ho lasciati tutti. Non potevo toglierli, dai. No, sì, anche solo per lo sbatti di mettersi lì, cancella, cancella, Sì, cancella. anche no. Piuttosto, questa cosa Tutto che diventa dice, in anche. realtà più che Sì. l'occhio, adoro come hai fatto il naso. Il naso. In effetti è molto carino. Grazie. Un nasino carino. Ah, il nasino a patata lei però, eh. Vedi che è un po' patatoso. Gioele chiede se guardi anime. Sì. Non chiedermi la lista che è infinita. Vabbè, cosa Ti stai prego. guardando ultimamente, oltre a Beastars che lo stanno guardando tutti? Ecco, Beastars non lo sto guardando. Bene, un altro anime da guardare in questa quarantena. E sto guardando. Allora, in questo momento ho iniziato a guardare Akame ga Kill perché Vivid l'ha messo sul. Io uso Vivid. L'ha pubblicato nella libreria, quindi non potevo guardarlo. E poi ho guardato i The Invaded, che era bellissimo, Magia Record, My Hero Academia, che ovviamente bisogna guardarlo. Non si Sta passa guardare. prendendo forma, piano piano. No, non si può non guardare My Hero Academia, cioè è un sacrilegio se non lo si guarda. Sì, infatti. Faccio In così. realtà sono rimasta indietro, dovrei riprendere, però facciamo finta di niente, io non ho detto nulla. No, 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 non hai detto nulla, non ti preoccupare. Vabbè, io marginalmente mi sono un pelo arresa a guardare tutto quello che andrebbe guardato. Non ho nemmeno visto Dragon Ball o mai seguito One Piece. Posso dirti una cosa? Ti stimo. Puoi Nemmeno dirmi che io. sono. Ah, Mai ok, wow. fatto in vita mia, mai fatto in vita mia. Cioè proprio. No, è una cosa che non mi piace. Il Non voglio problema alla fine è vederlo. solo che sono lunghi, che sono troppo lunghi. Io voglio sapere come va a finire la storia. Se la storia non finisce, come faccio? No, il mio problema è che non mi piace.
Detto proprio fuori dai denti. Fine. Fine. The end. Invece quanto a manga slash anime che ti piacciono, c'è stato qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Ci sai dire così adesso, en passant, non deve essere per forza il preferito. Beh, Promised Neverland, mi piace morire, Ne ho sentito parlare un sacco bene. ma più che altro perché c'è Posuga da Emizu che lo disegna, che è il mio artista preferito, quindi cioè, non posso. Posuga è fantastico, cioè, non ha uguali, nessuno al mondo può eguagliarlo, secondo me, è proprio bravissimo. C'è Joelle che dice guardatevi Mob Psycho 100 di Eddie Mob Wanner, è Psycho è bellissimo. bellissimo. Mob Psycho è bellissimo, La seconda storia è l'adoro. stupenda. È stupenda anche la seconda. Mamma, che bello quell'anime. È bellissimo. Niente spoiler che devo ancora vederla la seconda, sono rimasta indietro, ma indietrissimo, lo Sì, so. no, devi vederla assolutamente. Lo farò, lo farò. Fallo, Assolutamente. fallo. Bisogna, Mob Psycho è il top. Cosa potrei aggiungere? Fanboy che mi sa che prende in giro, dice tanto il migliore è Fairy Tail. È un po' un meme a scuola. Si può buttare Abbiamo un fuori? insegnante proprio palesemente contro Fairy Tail e tutto ciò che si avvicina a Fairy Tail. No, a me Fairy Tail non piace, ma tra l'altro non l'ho mai visto, quindi posso parlare anche poco, ma per quel poco che ho visto qualche volta, no. Comunque, se volete allora divertirvi, il 3 c'è fresco in live, parlategli di quanto è bello Fairy Tail. E guardatelo uscire di testa. Poverino. Eccolo, infatti dice sì, non vedo l'ora. È lui? Deve essere stata a lezione col fresco, sì. Ok, ora ti faccio una domanda stupida da morire, però qual è il tuo colore preferito? Questo. Questo qua. No, scusa, perché non lo Lilla. disegno male? Questo qua. Un lilla super soft. Sì, che non per niente c'è quasi ovunque. Tipo questo. In effetti, a vedere i tuoi disegni, avrei dovuto probabilmente immaginarmi. Questa è la bozza della futura copertina. Che bella! Buon divertimento a dipingere tutte quelle rose. Già, infatti quello che farò per ultimo. Ah, Alla faccia mia. ti tieni le cose che non preferisci per ultime? No, mi tengo le cose più lunghe per ultime. No, perché io non vedo l'ora di disegnarla, quella, cioè di colorarla, quella copertina, però sarà, so già che sarà lunghissima, quindi Incolla le farò per rose, ultimo. senza vergogna, copia e incolla le. No, le ho fatte tutte a mano quelle rose. Dice, ormai le Quello devo dipingere. è un disegno che ho fatto in tradizionale e poi ho riportato in digitale. Tutte a mano, una per una. Ci ho messo tipo un mese per farle. È per questo Meraviglia. che voglio tenerla come copertina. E voglio farla bene. Ma ci sta come copertina, ce la vedo bene. Lei che ci chiede se le live continueranno anche dopo la quarantena, l'idea sarebbe di sì. Magari non tutti i giorni, però soprattutto non due volte al giorno. Sarebbe bellissimo se continuassero. Sarebbe veramente una bella cosa. Grazie. Ah, ma è divertente fare le live, è divertente avere maniera di mostrare tanti artisti diversi, ognuno con le sue idee, il suo percorso. Mi sta piacendo molto, ecco.
cervellini stanno cercando di convincermi, magari di domenica, giorni di festa. Ragazzi, di domenica, giorni di festa, io sono i corsi a scuola. Non possiamo fare le live, è più probabile che le facciamo tipo di mercoledì. Cari. Cari proprio. La tua prima fiera invece qual è stata? Scusami. La tua prima fiera invece qual è stata? La prima fiera. Ne ho fatte tante. Bellissima. Credo che la prima fosse stata quella di Alessandria, la Ale Comics. Alle Comics. Credo sia stata quella, sì. Già, poi ora, quando sarà pubblicato questo progetto, poi dopo andrai dall'altra parte vedrai l'altra faccia delle fiere, cioè dei venditori. Non vedo l'ora, dovrebbe uscire per Lucca questa qua, quindi non vedo l'ora. Cioè, poi devi capire che è il mio sogno, cioè proprio il mio sogno. E, cioè, vederlo così, andare a Lucca Comics come autrice è Dire, sempre stato un questo l'ho sogno, fatto capito? io. Sì. È sempre stato un sogno e vederlo realizzarsi, che si sta per realizzare, cioè, quando me l'hanno detto mi sono messa a piangere. Proprio è un sogno che si realizza. Bello, poi allora ci vedremo a Lucca Comics. Certo, si spera, Non ci se siamo lo viste in fanno. faccia. Se lo fanno, no, vabbè, ma lo dovrebbero fare a occhio e croce, perché il comics è abbastanza duro a morire. Io spero tanto che lo facciano, poi bisogna anche vedere se si può, perché non si può neanche rischiare di ripetere l'epidemia, Pensala, pensala perché così, se posticipano Lucca Comics, hai più tempo per fare le tavole e quella copertina e tutte quelle rose. no, perché per contratto ho firmato una scadenza. Allora niente. Allora niente, sono fregata in ogni caso. Ale chiede se è difficile tenere conto delle proporzioni di un personaggio quando si disegna da vignetta in vignetta. Cosa non capisco? Credo che intenda come se è difficile far somigliare il personaggio a se stesso di vignetta in vignetta, che in effetti è abbastanza difficile perché disegnare un personaggio che magari si vede da tante angolazioni, in tante situazioni, pose, emozioni, renderlo sempre uguale a se stesso, renderlo sempre riconoscibile, non è facile. Sono convinta che non sia facile, sì. Allora, so che tanti artisti, tante persone hanno difficoltà in questa cosa qua. Io per me ho fatto, cioè, prima di fare un personaggio, me lo studio, faccio il character sheet, faccio schizzi dello stesso in varie angolazioni, in modo tale che così alleno anche la mano a ricordarsi come è fatto e a ridisegnarlo. Poi, essendo che quando ancora non facevo fumetto, mi chiedevano disegni, ritratti, eccetera, eccetera, ne ho fatti tanti di ritratti e Dici, sono dei quindi ritratti, sei sono migliorata dei ritratti, sì. nella somiglianza. Sì, esatto, però principalmente più esperienza fai, più vai avanti a fare, rifare, 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 e bene o male, come dicevi tu, la mano ha una memoria e si ricorda. Si ricorda come funzionano le cose, si ricorda tutto. Mica chiede quali artisti ti sono più di ispirazione? Intanto chiedo
Ludovica, no, ho un'amica che si chiama Ludovica. Ludovica De Santis, No, la conosco, ok. e, no, perché potrebbe essere stata la mia amica che mi faceva domande a trabocchetto. Vabbè, a parte quello. I miei artisti preferiti, giusto? Degli artisti che ti ispirano. Posuca Deniso, mi piace da morire, è il mio preferito in assoluto. Dico anche perché ha uno stile tutto suo, un modo di disegnare tutto suo, fa personaggi da Dio. E poi nella colorazione ha questa cosa che schizza il disegno sulle parti dove non si appoggia l'occhio, dove l'interesse dell'occhio non si appoggia. E nelle parti principali fa tutto in dettaglio, che è una cosa che io amo. E poi è il suo stile fatto così, è bravissimo. E poi mi piace Piccolo, anche se è uno stile diverso dal mio. Di italiani quasi tutti mi piacciono, non c'è uno che non mi piace, sono tutti bravi secondo me, quelli che fanno manga, fumetto. Loputin mi piace, Si sente la tutti conosco. un po' vicini. Sì. Sì, ecco. Tra l'altro l'abbiamo avuta in Poi live. non sono riuscita a partecipare, purtroppo dovevo lavorare in quel momento là. Infatti mi è dispiaciuto tantissimo. Io l'ho conosciuta dal vivo e diciamo che Preziosa. è carinissima. E poi, tra l'altro, l'ho conosciuta in un momento in cui io ero in blocco e ero in crisi con il mio stile. E vedere il suo stile, il suo modo di fare, il suo modo di disegnare mi ha aiutata tantissimo nella ricerca del mio. E poi nella mia ricerca dello stile, mi sono accorta che in realtà sono partita da una base mia per andare a ispirarmi a tanti artisti e poi ritornare a qualcosa di mio sempre. Quindi in pratica ho snobbato il mio stile che in realtà era sempre assopito dentro di me. L'ho scoperto adesso, per cui sono ritornata alle origini in pratica. Però nel frattempo ho imparato tantissimo. Questa è una cosa che sono proprio contenta. Abbiamo Sto usando Gede che troppo. chiede se puoi ripetere come si chiama il primo artista che hai menzionato. È l'autore di Promised Neverland, giusto? Sì, è quello. Lui. Mosoka Demizu, giusto? Bravissima. Così lo scrivo, ok. Io sto usando troppo grigio. Realtà è bello con tutti questi grigi. Con gli occhi di Sì, lei ma è che troppo sfumano grigio. con i troppo grigio. È troppo grigio, non mi piace. Io sono più per il fluo. No, cioè, mi urta veramente troppo questa cosa. Devo cambiare, mettiamoci un po' di rosa da qualche parte. Vabbè, mi rifarò. Lo sistemerò prima o poi. All'improvviso le metti un trucco tipo drag queen solo No, per trucco fare drag queen, no. qualcosa di fluo. Ecco, una cosa che a me personalmente mi aiuta tanto è. Aspetta, che ci sono mascherine qua. Dov'è? Io spesso mi prendo un mio disegno vecchio, tipo questo, me lo metto di fianco e mi guardo come ho fatto le cose qua. Così mi aiuta a rifarle per di qua. Ah, ti capisco, anche io a Tipo volte lo faccio di internet. riguardare altri di riguardare i disegni, tipo l'ultima disegna che ho fatto. È comodo in realtà, non sembra, ma è comodo. È molto comodo come cosa. Che sembra strano perché dice, cioè, l'ho disegnato io, dovrei saperlo com'era fatto, dovrei ricordarmelo che Brava. cosa ho usato, e invece. E invece a me spesso non succede perché mi ritrovo a tipo in questo, cioè ho passato un mese a cercare un processo di disegno.
proprio un processo che sia processo, e per fare le cose bene, perché ogni volta io mi ritrovavo a fare prima una cosa, poi l'altra, poi una roba che non c'entrava, poi una roba che non c'entrava ancora di più, e poi questa, poi quest'altra. E invece poi a un certo punto l'ho trovato il processo giusto. E il fatto è che a un certo punto io mi perdo nel disegno e faccio cose a caso. Che poi mi piacciono, vengono bene anche, ma non me le ricordo. E questa è la mia punizione. Ah, ecco cos'era. Tutto livello brutto. Guarda qua. Ecco il grigio dov'era. Dov'era? Probabilmente devo metterlo in sopra poi. Ah, no. Ciao. Come decidi la palette di colori? Beh, per Ana me la sono creata. Bella questa. È tra il grigio e il coso. Ancora troppo forte. Di solito scusa. Ah no, Insomma, ti vedo scusa, ho comunque che quando sbagliato. scegli. Comunque, ti vedo che quando Sbagliato. scegli i colori, te vai con il color picker, cioè, vai e scegli il colore manualmente, senza prendere da una palette già fatta. Sì, allora, di base ho una palette che è questa, che me la scelgo in base all'ambientazione, a quello che succede. Vi faccio vedere qualcosa, se posso, sperando non guardate troppo. Questa è una delle tavole del Silent Book, che è finita. La Wow. mia pubblicazione. E questa l'ho fatta ricavandomi una palette, cercando dei colori per il fuoco, cercando dei colori per la neve, poi anche, non so, in questo momento c'è anche un po' di grigio, perché comunque il lettore deve immergersi all'interno della tavola, e la tavola, secondo me, deve suscitargli delle emozioni. Quindi anche nel vedere queste cose qua, che la leggi da sinistra verso destra, guardi e c'è più grigio, perché la narrazione sta andando più sul grigio, quindi sulle cose brutte. Mentre con i colori, più avanti si andrà nella lettura di questo volume, più si vedranno dei colori più accesi e più belli, più vivi. Perché tra l'altro quando ho fatto l'artistico, appunto, ho studiato storia dell'arte, e io mi sono innamorata degli impressionisti e del modo in cui usano il colore ed esprimono le emozioni attraverso il colore. E quindi questa cosa mi è rimasta impressa nel mio modo di disegnare, per cui tipo se scorrete Instagram vedrete dei disegni più grigi, che sono appunto il mio periodo buio, e dei disegni più accesi, in base a come sto, cambia la mia palette. Per cui sì, se mi chiedete in base a cosa scelgo la palette, lo scelgo in base a questo. C'è Shankaron che chiede, scusate se l'avete già detto, sono arrivata a metà live, di cosa parla Anna? Parla di Di cosa traumi e come parla? si affrontano, però senza parole, giusto? Com'è che si chiama? Come si chiama questa ragazza? Shankaron, io con questi Ah, nickname a ok. volte io proprio cioè, lascio perdere, dico vabbè, questo non lo pronuncio e via. Ci può stare, dai, ci può stare. Ci sono andata vicina comunque con la versione Sì, super breve, ecco. Poi risposta tanto breve, io. potete,
Potete riprendere le live su YouTube. YouTube. Già, a proposito di live, Asu mi raccontava che ha appena aperto un canale Twitch, cioè che sta aprendo un canale Twitch che probabilmente farà delle live su Twitch. Quindi cercate Asu Se la Nicia connessione mi anche su funziona, quella è Twitch. l'idea. Se la Quella connessione la sarebbe di prima. l'idea, se la connessione funziona. Cercate Asu anche su Twitch che magari si vede. Vedete il suo processo più nel completo e non solo un'ora. Che tra l'altro noi abbiamo concluso la nostra ora insieme. Quindi, volendo, vi saluto. Grazie per essere stata con noi, Asu. Di niente, è stato veramente un piacere. Se per caso vi ricapita, volentierissimo. Quando vuoi, ci mettiamo d'accordo. Certo. Ciao a tutti allora, Bene. buonanotte. Buonanotte a Grazie tutti quanti. a tutti voi che siete stati con noi, grazie per le domande, grazie di nuovo ad Asu. Mi raccomando, quando esce Hana, compratelo tutti. Vi faccio la dedica se volete. Sì. E domani ci vediamo alle 4:30. Se riesco a beccare con Luminiemi, Francesca Siviero. Quindi domani 4:30. Ciao a tutti. Ciao ciao. Buonanotte. Buonanotte.